I cuori per San Valentino non sono mai abbastanza. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, i cuori per San Valentino non sono mai abbastanza e infatti oggi vi insegno 5 modi semplici per fare dei cuori di carta, utilissimi per la decorazione di scatoline, di bigliettini, di buste, insomma dei cuori da scrapbooking molto molto carini che potrete usare, che potrete fare sia con carte da riciclo che con carte comprate ad hoc. Vedrete che ci sono una varietà infinita di modi, dai più semplici ai meno semplici, ma comunque sempre molto fattibili. Ho scelto per voi tutte cose molto fattibili che ho spulciato quella guardando su internet. Ho fatto questa piccola raccolta e spero vi sia gradita. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come fare i nostri cuori di carta. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri cuori di carta. Impareremo a fare 5 semplici cuoricini di carta. Quello che ci occorre per questo tutorial, come recita la nostra sigla, è carta, forbice e matita. E anche l'attaccatutto. Dovrei dire ad Antonio di inserirla nella sigla. E allora, carte colorate, quelle che preferite, forbici, matita e la nostra mitica attaccatutto. Cominciamo subito con il primo cuore. Allora, innanzitutto nei nostri cuori quello che ci servirà sarà l'esatta specularità, cioè che tutti e due i lati siano perfettamente uguali. Allora, già vi ho spiegato in passato che per fare un cuore uguale bisogna crearsi una formina prima. Come me la creo? Creandomi la sagoma di mezzo cuore su un cartoncino piegato in due, quindi ritagliare. Per questo cuore occorrerà della carta non troppo grammata. Disegniamo il nostro cuore, e possiamo farli di qualunque misura noi vogliamo, sulla carta e ritagliamola. Ok, a questo punto facciamo un taglio qui in mezzo. E portando indietro il cuore, cerchiamo di tenere uniti i due tagli. Prima di fare questa operazione, bagniamo uno dei due lembi con un microscopico punto di colla, proprio pochissima. Faccio andare indietro la puntina fino a qui e piegando unisco i lembi, così. Non vi preoccupate se in questo momento ha una strana forma, è giusto quella che deve assumere. Voilà. E tengo pressato e tiro un po', e voilà, e si crea un cuore che sta sopraelevato rispetto al piano, carinissimo per essere a posto sui vostri pacchettini o sui vostri regalini. È una cosa semplice semplice che però risulta molto molto carina. E quindi il primo cuore è questo che sta curvo, alzato rispetto al piano, visto? Passiamo al secondo. Per fare il secondo cuore di carta ci occorreranno 3 fogli di carta, possibilmente di colori differenti che siano bene insieme. Io avrò un foglio rosso, un foglio bianco e delle strisce di carta che farò a quadretti con il washi tape, che è questo scotch con delle decorazioni che possono essere di vario genere, che trovate in moltissime cartolerie su internet. Io questo l'ho preso da Tiger, 3 rocchetti a 1 euro. Allora, col washi tape intanto creo le mie strisce. Ok, una, ne faccio 2. L'importante per fare i cuoricini non è la larghezza, quindi non vi devo dare una misura della larghezza delle strisce di carta, che potrete decidere voi. L'importante è che tutte le strisce di carta abbiano la stessa larghezza. Quindi, avendo io messo il washi tape, ho preso la misura, perché è lui che comanda, di 1,2 cm, e ho tracciato 2 strisce da 1,2 cm sul cartoncino rosso e 2 strisce da 1,2 cm sul cartoncino giallo, e ora vado a ritagliare le mie strisce.
Ok, abbiamo così ottenuto le nostre 6 strisce di carta. Adesso, se volete fare la variante decorativa, quindi da appiccicare da qualche parte, basteranno queste. Mentre se volete fare un'altra variante che è da appendere a mo' di decorazione di albero di Natale, io vi consiglio di tagliare un pezzettino di cartoncino qua, olè, e lasciarlo come parte centrale da appendere al centro. Ora vi spiego come. Prendiamo adesso le nostre strisce e decidiamo in che ordine metterle. Naturalmente io metterò, metterò il bianco in mezzo per spezzare i due rossi, metterò la parte più carica, quella rossa, nella parte centrale e metterò invece la parte a quadretti, che è anche quella più evidente, nella parte esterna. E cominciamo subito. La lunghezza delle strisce dipende dalla grandezza del vostro cuoricino, a seconda quanto vogliate farlo grande. Io vi insegno il metodo per farlo e poi la lunghezza la deciderete voi. Per esempio, io con una striscetta farò un cuoricino, quindi a me serviranno due, cioè le mie due striscette saranno fatte da una striscetta sola, però ne sto facendo due per farvi vedere la variante decorazione e la variante invece da appendere. Abbiamo detto che la mia esterna sarà questa a quadretti, e allora sulla parte interna di quella a quadretti le metterò viso a viso, metterò un punto di colla qui e unirò le due parti così, faccia a faccia. Nel frattempo, mentre lui va, mettiamo la seconda striscetta, non ci preoccupiamo per adesso. Su questo mettiamo la seconda striscetta, che nel mio caso sarà quella bianca, e appiccichiamone una da una parte e una dall'altra. Fatto ciò, appiccichiamo la terza striscetta, quella rossa, e lasciamo asciugare così i nostri tre capi appiccicati insieme. A questo punto giriamo le alette alla rovescia, tenendo questa più esterna, prendiamo l'estremità e pieghiamole a creare un cuoricino della grandezza che desideriamo. Partiamo da uno più piccolo per poi via via andare ad allargare con le strisce successive. Decisa la misura, mettiamo un punto di colla lì dove vogliamo che i lembi si uniscano. Quindi 1 e 2, prendiamo e così, tac, chiudiamoli, teniamoli stretti insieme un pochino. Stessa cosa col secondo giro, e giriamo rimanendo un po' più abbondanti ovviamente, in modo da creare il cuoricino più largo. Quindi 1, 2, secondo giro, e stessa cosa per il terzo giro. Punto di colla, e facciamo quindi la stessa cosa per il terzo giro, che ovviamente si consumerà quasi tutto perché dovrà essere il terzo cuoricino. Stringiamo bene le estremità, quindi tagliamo l'eccesso della codina. E voilà, il nostro cuoricino è bello e pronto. Guardate che carino, con i tre colori, rosso, bianco e a quadretti. E questo potrebbe essere anche una carinissima decorazione o da appendere o da usare così nei bigliettini attaccata di piatto, o da far appendere nei pacchettini, o semplicemente per ornare la tavola di San Valentino, o per fare quello che vi pare. Secondo tipo di questo, cioè quello che fungerà anche da decorazione dell'alberello, se vorrete. In questo caso ci occorreranno le nostre striscette, come vi ho fatto vedere prima, più un pezzettino. E allora la colla comincerà ad essere messa sul pezzettino da una parte e dall'altra. Quindi attacchiamo la parte del washi tape con e così su di essa,
Il pezzettino deve scomparire, nel senso deve essere messo nel senso della lunghezza, non deve uscire al di fuori, se no non risulta. Ok, su questi appiccichiamo, facciamolo al contrario, mettiamo il rosso adesso in mezzo, il rosso. Voi fate asciugare bene, magari tra un passaggio e l'altro, io vado di fretta, da una parte e dall'altra mettiamo il bianco e lasciamo asciugare la parte sommitale. Una volta asciutto cominciamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, e sull'estremità che invece rimane fuori, con la fustellatrice praticate un buchino, in modo che poi questa decorazione possa essere appesa. Questo quindi è il nostro secondo modello di cuori di carta. Per il terzo modello di cuori di carta ci occorreranno tre carte differenti in accordo tra loro, i colori decideteli voi, ho scelto un rosso, un nero e un rosso a pois neri, e la sagomina che ho ritagliato prima, che troverete nell'album di San Valentino di Arte per Te, con i modelli di tutti i cuori. Ricopiamo due sagome su ogni colore. Adesso ritagliamo le sagome dei nostri cuori. Sagome, sistematele nella maniera che più vi piacciono. Io metterò nera, rossa pallini e rossa, nera, rossa pallini e rossa. Quindi dividete tutti i vostri cuoricini in due. Dividere i cuoricini in due è molto semplice, perché in pratica devono coincidere la curva interna e la punta. Arrivati a questo punto non ci rimane che aprire il cuoricino e all'interno di ognuno attaccarne un altro di quelli che abbiamo fatto. Una volta che è asciutto, sfogliamo il nostro cuore e apriamolo tutto quanto, in modo che tutti i petali possano essere visti e diano un aspetto 3D al nostro cuore, che poi, messo su una confezione, guardate che carino, apparirà così. Ta-da! Tutto coloratissimo e festaiolo per festeggiare insieme il nostro San Valentino. Terzo modo di fare il nostro cuore di carta. Passiamo al quarto. Per il quarto tipo di cuore di carta metto insieme due carte a contrasto, qui una a palline e una a righe. Piego in due il primo foglio, così, e piego in due anche il secondo foglio, stando attenta naturalmente nel prendere la stessa misura di piegatura, che non è importante, quindi non vi darò una misura, dipende da quanto grande volete fare voi il cuore. Lo sto facendo di circa 12-13 cm. Su queste due pieghe vado a disegnare questa sagoma, questa sorta di rettangolo a cupola, dove la parte a cupola deve essere rivolta verso la parte aperta, mentre la parte chiusa, quella piegata, deve essere quella dritta. E le ritaglierei. Tagliate le due sagomine, che saranno quindi così poi alla fine le parti del nostro cuore, immaginatele così, e mettetele come volete che siano e segnate il punto in cui si incontrano. Abbiamo segnato i punti, adesso dividiamo approssimativamente, cioè senza prendere la riga ma uguali tra loro, le basi, e tagliamo dal punto in cui abbiamo tracciato il nostro punto approssimativo di divisione fino al punto in cui abbiamo segnato che i nostri cuoricini si incontrano. Quindi più o meno tre strisce più o meno uguali, così, una e anche l'altra. Molto semplicemente dobbiamo zigzagare i nostri lembi. Il primo passerà davanti, dietro e davanti, e tiro fino al punto di incontro dei due cuori. Il secondo quindi passa dietro, poi passerà davanti e poi passerà nuovamente dietro, così, a canestro, insomma a cestino, ok? Il terzo passerà dietro, davanti già si trova e dietro sarà il più semplice di tutti. I disavanzi invece vanno piegati all'interno dell'apertura che li accoglierà, e poi incolleremo il tutto in modo che il cuore rimanga pulito all'esterno. E allora guardate,
piego. Ok, e il nostro terzo cuoricino è pronto per essere regalato. Se volete potete lasciarlo solo piegato, oppure nella piega potete assicurare con un punto di colla tutti i lembi, e questo renderà più stabile, diciamo così, il vostro bigliettino. Io non l'ho fatto per andare più veloce, anche perché così piegato bene lui sta tranquillamente. Quarto modo di fare un cuoricino. Per il quinto modo di creare un cuoricino dobbiamo avere questa sagoma. Indovinate dove la trovate? Sempre sull'album di San Valentino di Arte per Te. Quindi prendiamo la nostra carta e disegniamo la nostra sagoma, quindi ritagliamola, e adesso cominciamo a pieghettare a fisarmonica da una parte e dall'altra tutta la sagoma, con delle pieghette di mezzo centimetro circa. L'angolino piegatelo sempre verso l'interno, così. Benissimo, a questo punto piegate esattamente a metà quello che avete ottenuto, quindi mettete un punto di colla nella parte interna dei due lembi in modo da farli attaccare tenacemente e per sempre. Lasciate asciugare e alla fine, quando sarà il tutto pronto, rilasciate il vostro cuoricino che si aprirà delicatamente per adornare qualunque tipo di scatolina o confezione. Quinto modo di fare i cuori di carta. Bene, ci fermiamo qui, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Dall'altro, veramente, anche di genere, uno diverso dall'altro, in modo che voi possiate utilizzarlo nel più ampio spettro delle varianti possibili. E allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su con tanti cuoricini tutto attorno, e soprattutto iscrivetevi al mio blog, alla mia pagina Facebook e sicuramente su Due Cuori Una K, il mio secondo canale. Vi aspetto tutti, sempre, anche su Instagram. I link di tutti i social li trovate anche qua sotto nel box informazioni. Bene, io vi auguro di trascorrere un San Valentino stupendo, di creare tanti cuoricini e di usarli nella maniera più diversificata. Vengono carinissimi anche i bigliettini con questi cuoricini appiccicati sopra, quindi sbizzarrite la vostra creatività e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, ciao, buon San Valentino!